Hai finito di scrivere il tuo primo romanzo e adesso non sai che pesci pigliare. Tantissimi autori e tantissime autrici mi scrivono per sottopormi questo quesito. Mi chiedono ma cosa devo fare adesso, al di là del fatto che mi serve prima un editing di tutto rispetto, un editing approfondito sul romanzo perché è la mia prima opera, ho bisogno di una revisione con una figura, insomma un professionista, un editor che mi dia una mano. Ma al di là di questo, dopo l'editing, che sappiamo può durare anche mesi e mesi, che cosa mi aspetta, che cosa c'è là fuori per me? Come posso fare a contattare una buona casa editrice, a trovare una giusta collocazione per il romanzo a cui ho dedicato così tanto tempo e fatica? Molti infatti purtroppo arrivano da me quando ormai sono già stati fregati, perché questo è il termine esatto, è il termine più adatto proprio a definire la situazione, da una casa editrice a pagamento. Se mi segui da tempo sai che io sono assolutamente contraria alla pubblicazione con un editore a pagamento. Non possiamo impedire agli editori a pagamento di esistere nel panorama editoriale perché sono legali. Esistono ed esisteranno sempre probabilmente, però se vuoi davvero pubblicare e iniziare un percorso per diventare nel tempo uno scrittore o una scrittrice affermati e avere dei riconoscimenti dai lettori, scegliere una casa editrice a pagamento è l'errore più grosso che tu puoi scegliere di fare. Come fare quindi a selezionare una casa editrice affidabile che ti possa davvero supportare nella tua prima esperienza editoriale? Ci sono secondo me delle caratteristiche che vanno prese in considerazione, di cui adesso ti parlerò. La prima di queste caratteristiche l'abbiamo già affrontata, anche se indirettamente, ed è la gratuità. Una casa editrice di buon livello, sia essa piccola, media o grande, non chiede alcun tipo di contributo in denaro per farti pubblicare. Attenzione, perché alcune case editrici a pagamento si mascherano un poco, nel senso che magari ti chiedono un contributo per acquistare la distribuzione nelle librerie, oppure un contributo per acquistare un tot di copie cartacee, oppure ancora un contributo per le spese di segreteria. E qualsiasi sia il modo in cui ti mettono questo dettaglio, ad ogni modo ti chiedono di sborsare del denaro per aiutare l'attività imprenditoriale dell'editore, cioè supportarla a livello economico. Ti ricordo insomma che tu sei uno scrittore o una scrittrice in erba e che il tuo compito è quello di scrivere romanzi, non di pagare i conti dell'editore, quindi non ti far fregare da questi metodi indiretti per spillare soldi e autofinanziare la pubblicazione del tuo romanzo. La seconda caratteristica che va verificata, e lo puoi fare attraverso uno studio approfondito del sito dell'editore, che è il metodo più efficace e più veloce per conoscere la produzione letteraria, è studiare un po' il catalogo. Non fidarti di quelle case editrici, soprattutto se piccole, piccolissime o meno, medie, che pubblicano un po' di tutto, cioè che hanno un catalogo ampissimo. Secondo me è un grosso errore questo, in un momento in cui si pubblica tantissimo, tanti titoli l'anno, ce ne sono sempre di più, aprire una casa editrice ed avere 10 collane che si occupano di tutto, oppure avere una casa editrice che pubblica indiscriminatamente poesia, prosa, teatro, qualsiasi cosa. Cioè non si può fare in questo modo, perché il lettore è un po' confuso, no, dal tipo di prodotto che quella casa editrice pubblica. Se hai scritto un romanzo che è ben collocabile nel mercato editoriale, quindi ha un suo genere di riferimento e un suo target preciso a cui cerca di rivolgersi, cerca le case editrici in linea con questo prodotto che tu hai creato, che hai scritto. Di conseguenza cerca case editrici con un catalogo affine al tuo romanzo. Non sprecare le tue energie, le tue email con delle case editrici che non pubblicano il genere di riferimento del tuo romanzo. So che può sembrare una banalità, eppure quotidianamente le case editrici ricevono romanzi completamente fuori target, fuori collana, fuori contesto. Quindi attenzione, studiare il catalogo di una casa editrice, soprattutto se si vuole diventare un autore di quella casa editrice, è fondamentale quando si fa una proposta editoriale. Il terzo consiglio che ti voglio dare, che allo stesso tempo è anche una caratteristica da studiare, è la qualità del libro, nel senso del libro materiale, dell'oggetto libro. A volte io sono indecisa sulla qualità o meno di una casa editrice, se è piccola o media, e per togliermi ogni dubbio ordino qualche libro dal catalogo di questa casa editrice per studiare un po' quella che è la qualità proprio anche fisica dell'oggetto, perché un editore che lo fa sul serio investe anche nella qualità del materiale su cui stampa, quindi una carta pregevole, un buon grafico che faccia un'impaginazione dignitosa, con una spaziatura che aiuta la lettura, non la inibisce in alcun modo, una copertina fatta da un grafico professionista che non sia insomma aver preso qualche foto e raffazzonata online
e averla lavorata un attimo e buttata lì, lo spessore della carta. Questi sono tutti i dettagli che fanno capire se un editore sta davvero investendo nella sua casa editrice oppure se ha l'amico tipografo accanto a casa che gli stampa i romanzi per fargli un favore. Quindi mi raccomando, anche questo è importante. Questo editore è un dilettante che ha deciso all'improvviso di aprire una casa editrice, una persona che ha studiato per diventare un editore e quindi durerà nel tempo. Il quarto e ultimo punto di cui ti voglio parlare è la presenza in libreria, o quella che viene definita in maniera tecnica distribuzione. Non spaventarti, perché ci sono moltissimi autori e autrici famosi che hanno iniziato, apparentemente sembra che tutti gli scrittori famosi italiani abbiano iniziato a pubblicare con case editrici molto prestigiose, dei grossi gruppi editoriali come Mondadori, come Garzanti, eccetera eccetera, ma ovviamente non è così. Quasi sempre nella vita si ammirano i risultati finali di innumerevoli prove, quindi noi possiamo ammirare, non so, le sculture più belle, quelle più riuscite, ma spesso ci dimentichiamo le opere minori degli artisti, perché sono state magari quelle opere che hanno permesso poi all'artista di produrre il vero capolavoro che rimane nei secoli dei secoli e rimarrà ai posteri. Quindi anche in questo caso anche la scrittura è una forma d'arte, e come forma d'arte ovviamente ha bisogno di alcune prove. Ci sono quindi degli scrittori molto famosi che all'inizio non hanno pubblicato subito con negozi e case editrici, a cui sono arrivati con un po' di rodaggio, come in tutti i mestieri artigiani, qual è la scrittura. Queste case editrici piccole hanno lanciato, nel vero senso della parola, hanno dato una possibilità a questi autori, tanti di loro infatti lo ammettono anche in interviste personali, di essere stati spronati, di aver iniziato la loro carriera grazie alla lungimiranza, allo sguardo lungo di qualche editore piccolo, regionale, che però ha visto nella storia, nello stile ancora acerbo dello scrittore o della scrittrice in questione, un qualcosa che sarebbe potuto diventare grande, e ha dato a questa persona la possibilità. Quello che ti consiglio è di studiare proprio queste storie. Tutti gli scrittori e le scrittrici vogliono pubblicare con Mondadori, lo so, sarebbe un sogno fantastico, favoloso esordire subito con una grossa casa editrice. Non è impossibile, io stessa ho seguito un'autrice che l'ha fatto con il suo primissimo romanzo, L'Esordio, è riuscita subito a pubblicare con una grossa casa editrice nazionale e avere una distribuzione capillare in tutta Italia, però questi sono casi magari più rari, oppure casi in cui il romanzo in questione va proprio a colmare una lacuna che la casa editrice ha. Se sei invece uno scrittore alle prime armi, secondo me conviene insomma partire da una serie di case editrici assolutamente dignitosissime, alcune a distribuzione regionale, quindi significa che la maggior parte dei romanzi che pubblica rimangono confinati nella regione di appartenenza, alcuni invece che hanno una distribuzione anche più capillare, che riescono ad arrivare anche ad una distribuzione nazionale con magari pochi titoli in libreria, però la loro presenza è comunque costante. Io ti consiglio di partire da queste case editrici che investono anche, soprattutto in esordienti, in tematiche più sperimentali, in qualcosa di non già visto, e che possono darti una mano, essere il trampolino di lancio per una carriera più lunga, più fruttuosa in una casa editrice più grossa. Quindi prima di disperarti o di iniziare a mandare una serie di email random a una serie di case editrici che trovi online giusto così tanto per provare, e poi maturare una sorta di astio nei confronti del mondo editoriale perché non ricevi risposta, perché hai mandato proposte a case editrici completamente inadeguate rispetto al tuo genere letterario, ecco, io ti consiglio questo: studia attentamente queste quattro caratteristiche di cui ti ho parlato, questi quattro consigli che ti ho voluto fornire, e cerca di andare a colpo sicuro. Manda una serie di proposte in linea con quello che hai scritto e cerca di ambire a pubblicare, ad attirare l'attenzione anche di un editore medio piccolo, non andare subito alla ricerca di un grosso editore, perché spesso magari tu non ne sei consapevole, ma la storia potrebbe non essere pronta per esordire con una grossa casa editrice.